progetto è nato 10 anni fa da un'idea della scuola, sottoproposta anche del sottoscritto. È un progetto che curiamo io e mio fratello Galeano Luigi, e seguiamo il metodo di insegnamento di Ivan Zauli, la strada dei campioni, che è attualmente il consulente esterno per gli istruttori delle giovanili della Juve. Un percorso, come dicevo, nato 10 anni fa, nato quasi per gioco. Io sono un ex alunno della scuola e quindi la scelta è caduta su di me proprio per continuare un pochettino con l'insegnamento etico. Fondamentale basarci sul rispetto, sull'educazione, tutti i valori che poi servono quando si scende in campo, quando si affronta una squadra. Per me non è tanto importante il risultato, ma è importante che i ragazzi si divertano, che socializzino con altre realtà, che a fine partita, oltre ad esultare per la vittoria oppure a soffrire per la sconfitta, per me è fondamentale che si vada dall'avversario, si stringa la mano e ci si complimenti a vicenda. E si deve dare un pochettino una svolta, secondo me, a questo argomento, perché purtroppo il calcio è legato sempre a manifestazioni eccessive tra tifoserie che si fanno guerre, spesso e volentieri si offende anche ingiustamente. Si deve crescere, secondo me, anche dai bambini, cercando di dare un insegnamento pulito, un insegnamento sincero. Il nostro motto è: per educare i giovani bisogna amarli, e noi cerchiamo di trasmettere prima amore, protezione. Se ci sono tutti questi valori, poi si trasmettono anche in campo. Infatti le partite loro svolgono, c'è sempre un clima di festa tra genitori di squadre avversarie, con noi, sono sempre belle giornate. Giovanni, testa alta, alza bene il ginocchio, forza! Matteo, gira attorno al palo, dai, forza!